Poi, sempre della V7, un'altra cosa fenomenale. Io sono rimasta sconvolta quando ho visto, tipo, fatto i salti di gioia. Questa palettina Neon Eyes. Cioè, vedete che colori che ha? Cioè, mi viene allegria solo a guardarli. Sono colori neon, appunto. C'è l'applicatorino, c'è lo specchiettino abbastanza grande. E sono questi colori. Arancione, giallo, verde, acido, fucsia e blu. Sono anche questi super scriventi. Devo dire che forse, se devo essere sincera, il blu e il verde un po' meno degli altri, ma il giallo, l'arancione e il fucsia sono veramente notevoli. Next, mi hanno mandato questo pennello per fondotinta della Royal. E non l'ho aperto perché io attualmente ho già due pennelli da fondotinta e non è che li usi neanche così tanto. A parte che il fondotinta liquido in generale non è una cosa che utilizzo spessissimo. Il pennello ancora di meno, quindi ho deciso anche questo di metterlo da parte per un concorsino. Sempre della Royal mi hanno mandato una lima con 4 step. E qua davanti c'è tutta la descrizione degli step. Rosa, viola, bianco, nero dietro e non l'ho ancora provata. Tra l'altro io non ho mai provato le lime con 4 step, quindi il mio giudizio sarebbe un po' superficiale. Ultima cosa, mi hanno inviato questo set. Anche questo io sinceramente non lo conoscevo, questa marca che si chiama Raw Gaia. Ed è appunto un set di cartone e sono cose organiche. Sono prodotti per il corpo, completamente organici e già appunto la scatola di cartone mi fa capire la filosofia. Sono anche prodotti vegani, qua c'è il coniglietto, ok. E vabbè, qua dietro dice cos'è il contenuto, lo apro. Secondo me sono idee regali stupende. Beh, io me la userò però. E dentro si presenta così, c'è la pagliuzza di carta. Vi faccio vedere cosa c'era dentro. Allora, c'era questa saponetta che penso che comincerò ad utilizzare immediatamente. Comunque c'è scritto che gli ingredienti sono 100% organici. Gli ingredienti sono oli pressati a freddo di burro di cacao, olio di cocco, olio di palma. E l'olio di palma c'è scritto una cosa fantastica da leggere tra parentesi, l'olio di palma raccolto in modo sostenibile. Sapete che appunto l'olio di palma, il raccolto delle palme e quindi dell'olio di palma sta causando delle gravi conseguenze nel sud-est asiatico, e appunto perché c'è questo disboscamento delle palme. È per questo motivo che sarebbe meglio evitare di utilizzare prodotti contenenti olio di palma, quindi cosmetici, saponi, ma soprattutto anche nella Nutella. Vabbè, c'è l'olio di palma purtroppo. È una cosa triste, però è così. E appunto, quindi qua c'è scritto che invece è raccolto in modo sostenibile. Fidiamoci. E poi olio di girasole, olio essenziale. Olio essenziale, sì, di rose geranium. Rosa geranium. Non penso che esista una cosa che si chiama rosa geranium, ma forse sì. Dietro c'è la scadenza che è di circa un annetto. Poi c'erano due bustine di queste cosette, cioè definizioni proprio scientifiche. Sono quattro cosine. Vedete, raw chocolate, orange bath melt, sono delle cose che dovete sciogliere nella vasca da bagno. Attenzione, potrebbero rendere scivolosa la vasca. E niente, penso che idratino il corpo, quindi fanno anche un po' da idratazione insieme al lavaggio. E poi c'è questa cosa che mi incuriosisce tantissimo, cioè una maschera, ed è una maschera in polvere. Ora io proverò una maschera per il viso, proverò ad aprirla, ma la vedo un po' difficile. No, dai.
vedete, è tutta in polvere ed è un bel po', sono 50 grammi. Bene. E niente, questo dovete miscelare, prendete un po' di polvere, la miscelate con l'acqua e ve la spalmate. Il fatto che sia in polvere permette al prodotto di avere una scadenza inoltrata. Infatti anche questo scade tra un anno, 10 mesi. E niente, quindi io amo di solito le maschere della Lush proprio perché sono così naturali e mi sembra un'idea curiosa quella di avere una polvere, di crearsi da sé la propria maschera. Quindi, per quanto io non avessi mai notato la sezione di prodotti per il corpo di My Body Soul, ci darò un'occhiata perché ho visto che appunto queste cose le trovate anche sciolte. Questa è la profumazione al cioccolato, però ci sono anche molte varianti. Io sinceramente penso che sia un sito professionale e comunque sono molto disponibili. Sappiamo che loro mandavano omaggi, fino a poco tempo fa insieme agli ordini mandavano molti omaggi, poi beh, è successo quello che è successo e adesso non lo fanno più. Secondo me però era un loro punto di forza. Sicuramente molte persone erano motivate a fare ordini da loro. Anche per gli omaggi, perché io sinceramente non avrei mai provato un rossetto della Bourjois o uno smalto della Bourjois, e invece sicuramente lo riproverò, proverò a prenderlo di altri tipi e quindi è una cosa che va anche a loro vantaggio, però vabbè, dovevo dire adesso smetto di fare la review, chiudete se non vi interessano i miei vaneggiamenti, idem per la V7, marca sconosciuta, cioè io non la conoscevo. Niente, non dico di fare regali a destra manca, però magari un pensierino se uno fa una spesa di un tot. Era una cosa carina. Adesso chiudo perché altrimenti questo video diventa più lungo di un romanzo russo. Niente, ciao!